Buonasera a tutti. Non è facile, dopo aver sentito una lettera così, sinceramente, chiudere i lavori. Perché quante volte noi imprenditori siamo stati soli di fronte a queste decisioni, a tante decisioni che abbiamo dovuto prendere e che solo noi potevamo prendere. E forse il pensiero che se le cose andavano male si poteva anche arrivare a questi punti, credo che l'abbiamo forse fatti anche noi. Lo dico da imprenditore. Allora, detto questo, oggi si è parlato di lavoro. Sembra una banalità oggi parlare di lavoro, nel senso che sembrerebbe scontato il lavoro, ma purtroppo non è così. Il lavoro oggi non è per tutti, il lavoro è cambiato, i lavoratori sono cambiati, è cambiato il nostro modo di fare impresa, sono cambiati molto i nostri lavoratori. Oggi abbiamo dei lavoratori che in un'azienda stanno 35-40 anni, i nostri giovani non ci staranno 35-40 anni, ci staranno meno, perché vogliono nuove sfide, nuovi obiettivi, perché guardano una visione molto più ampia rispetto alla nostra. E allora il lavoro bisogna aiutarlo. E io credo che il fatto che oggi qui, stasera, ci siano stati anche i rappresentanti dei lavoratori sia un atto di coraggio, Luca, te lo dobbiamo dire, ti ringraziamo, perché oggi, come oggi, l'impresa e i lavoratori sono molto vicini, molto più vicini di tanti anni fa. 10 anni fa era impensabile che un'assemblea di un'associazione invitasse dei rappresentanti sindacali. Il fatto che loro oggi sono qua, e vi ringraziamo, è perché evidentemente il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa sono vicini. E sono vicini in che cosa soprattutto? Sono vicini e non si riconoscono in quello che questo paese sta facendo. In che cosa non ci riconosciamo? Sul reddito di cittadinanza non possiamo riconoscerci. È un messaggio, il reddito di cittadinanza, che va contrario al lavoro, contrario a quello che i nostri giovani, al contrario a quello che vogliono i nostri giovani. Noi dobbiamo crearlo il lavoro e non distruggerlo il lavoro. Le nostre imprese sono un patrimonio, ma non sono un patrimonio solo per gli azionisti, sono un patrimonio di tutti, di chi ci vive dentro e fuori, di tutte le famiglie. E anche questo, purtroppo, lo devo dire, è un concetto che solo in Italia non esiste. Io che sono abituato a girare l'Europa e ho anche delle aziende all'estero, vi posso dire assolutamente che oggi le imprese sono considerate dei veri patrimoni, non come in Italia che vengono considerate solo dei patrimoni per qualcuno. Il lavoro. Diamo il reddito di cittadinanza e poi non facciamo nulla per inserire i giovani nel mondo del lavoro. Anche questo. In Germania hanno fatto uno dei più grandi accordi, non più tardi, dello scorso anno con Lega Metall, dove hanno siglato un accordo con il sindacato importante, Metalmeccanica, forse il sindacato più importante diciamo dell'Europa, hanno siglato un aumento importante, ma nello stesso tempo rappresentanti sindacali e imprese sono andati dal governo, hanno chiesto industria 4.0 e formazione. Questo è un paese che vuole crescere, questo è un paese che guarda a quello che è un po' al di là di cosa. Noi siamo qui, siamo un paese bloccato e dobbiamo solo ringraziare tanti di quegli imprenditori e dei nostri lavoratori che abbiamo visto una buona parte rappresentati qui, che ancora oggi scommettono in questo paese, perché noi vogliamo bene a questo paese, perché quel tricolore lì ce l'abbiamo dentro, perché quella bandiera dell'Europa lì la vogliamo ancora sbandierare, noi vogliamo stare in Europa perché noi ci sentiamo europei. Brescia è una città europea, non è una città non europea. E dobbiamo smetterla di avere questi conflitti, Noi siamo europei, siamo nati con l'Europa e vogliamo rimanere nell'Europa. Un'Europa che deve migliorare, assolutamente, deve sburocratizzarsi, deve migliorare in quello che è la capacità di avvicinarsi al mondo dei cittadini e naturalmente al mondo delle economie.
ma è questo che vogliamo noi, non allontanarci. E allora questo lo dobbiamo dire a voce alta, lo dobbiamo dire a voce alta. Oggi, dopo il 26 di maggio, siamo usciti con un voto molto più chiaro di quello che eravamo usciti a marzo, e allora noi lo chiederemo a chi oggi ci rappresenta, lo chiederemo al movimento che oggi rappresenta di più gli italiani, che rappresenta molto dei nostri comuni all'interno qui, chiederemo, vogliamo delle risposte, vogliamo che la campagna elettorale la smetta una volta di tutte, perché vogliamo dei programmi, e non è mettendo dei mini bond o qualcosa che possiamo risolvere, scusate, il problema. Dobbiamo fare una manovra che sia una manovra che diminuisca il debito pubblico, che una manovra sul lavoro, sul costo del lavoro, perché comunque è così che si crea crescita, lavoro e benessere. Ecco, allora oggi mi piace parlare di queste cose qua, mi piace parlare del lavoro, perché è una cosa che in associazione lo sentiamo, noi siamo vicino al sindacato su alcune cose, abbiamo delle divisioni, è giusto che le abbiamo, ma è altrettanto vero che oggi la battaglia che noi dobbiamo portare avanti è insieme. Per cui ringrazio veramente Luca di cuore di quello che hai fatto, ti ringrazio veramente, anzi vieni su che così ti do un ringraziamento particolare, perché veramente credo che nessuno, scusate, in Confindustria oggi, dei giovani, a parte i senior che quelli assolutamente neanche, abbiano avuto il coraggio di fare un'assemblea in piazza come l'hai fatta tu a 300 senate, scusate se l'ho girato le spalle. Per cui grazie a tutti e buona fortuna a tutti. Grazie Press. A me è l'onore di chiudere, lo faccio ringraziando. Mi sono anche messo il cappellino, come potete vedere. E è una breve lista, in realtà dovrebbe essere molto più lunga, ma devo fare delle contrazioni per riuscire a chiudere nei tempi in cui siamo miracolosamente rimasti. Vorrei ringraziare la struttura dell'Associazione Industriale Bresciana, per prima cosa a partire dal direttore Filippo, senza di te sarebbe stato impossibile fare tutto questo. L'ufficio comunicazione Valerio, i tuoi ragazzi sono straordinari. Ovviamente l'organizzazione dei giovani, Francesco Veghetti, Stefania Simmi, in cima a tutti, e tutta la struttura dei BI, non vi posso nominare tutti. Ora, è chiaro, ti ho già ringraziato prima Beppe, la presidenza dei BI, ma non solo, tutto il consiglio di presidenza e tutto il consiglio generale, che è praticamente incredibilmente interamente presente qui a un'assemblea dei giovani, e questo ci riempie davvero di fiducia e anche di responsabilità rispetto al fatto che vuol dire che ascoltate le nostre istanze e gli date valore. Tutti i relatori e gli imprenditori che sono saliti sul palco e che ci hanno raccontato le storie che ci riempiono di speranza per i prossimi anni. Dovrei ringraziare i sindacati, ovviamente. Voi siete quelli che vanno ringraziati di più perché avete avuto il coraggio di venire. Che insomma non è poco, con un palco del genere organizzato da noi e soprattutto con Mario Giordano, che come tutti sappiamo e che ringrazio più di tutti, perché ha preso a cuore il nostro progetto e l'ha portato avanti in maniera straordinaria. Ora concedetemi quest'ultimo passaggio istituzionale. Presidenti, amici delle altre territoriali, siete moltissimi, tantissimi, da tutta la Lombardia, presidenti, dal Veneto, è stupendo avervi qua tutti, significa che qualcosa di buono oggi davvero lo abbiamo fatto. Il penultimo ringraziamento va alla moglie e alla figlia di Riccardo Morpurgo, che sono qui con noi, nel pubblico, Simonetta, Noella, grazie di essere qui e di essere venuti. Vi siamo tutti molto vicini. Infine, lasciatemi chiudere la mia squadra, qui chiedo di salire sul palco, sono tutti, vuol dire vicepresidenti e consiglieri. Forza, sul palco ragazzi, perché vi prendiate voi l'applauso, perché io vengo qui e faccio lo show, ma tutto questo non sarebbe possibile senza tutti loro. Per cui venite qui, mettetevi in mezzo, decidete da che lato guardare.
e prendetevi questo applauso, potete girare. Grazie, grazie ragazzi. E io non posso che ringraziare in ultima istanza tutti voi che siete qui, nel senso che senza di voi tutto questo non servirebbe assolutamente a nulla. E io vi dico, esatto, giratevi un po' da tutte le parti, e io vi dico che fino a che continueremo a sfornare queste generazioni di imprenditori, il problema del lavoro in questo territorio non ci sarà mai. Grazie a tutti e grazie di esserci stati.